Ti fermavi e la luna si ferma. Il poeta è Gianni Rodari, che si tratta di una strofa. La mamma su te l'ha fatto altro. Allora, adesso mi chiedo, è successo anche a voi? Ma io, così con la testa, che osservare la luna, camminavi, ti fermavi e la luna si ferma. Il poeta è Gianni Rodari, che si tratta di una strofa. La mamma su te l'ha fatto altro. Allora, adesso voi e quando io mi la luna al guinzaglio, veramente bella, però la luce, la luna al guinzaglio, la luna è buona, mia savia, la aspettate, se cammini cammina, è un docile palloncino che tieni per il tempo, andando a dormire lo leghi al cuscino, la luna tutta sta qui. Prendo la testa, eh? Allora. Anche questo è un cortometraggio di animazione. Buongiorno caro amico. Buongiorno maestro. Sì, è la luna piena. Camminate. Abbiamo risolto il problema. Che slogan avete? Naturale. Siamo nel Palazzo Corrado, nel giardino di Palazzo Corrado, e stanno iniziando le attività riferite al Festival della Cultura, seconda edizione. Qui alla mia sinistra ci sono i protagonisti di questa giornata, che sono i bambini, sono i ragazzi, che tra poco esprimeranno tutti i loro sentimenti, la loro arte, che è riferita alla seconda, alla terza edizione estemporanea dedicata al compianto Enzo De Filippo. Il tema di questa giornata è l'emigrazione e gli immigrati, quindi i bambini dietro la guida e diciamo la conduzione dell'architetto Pietro Semeraro, che è il direttore artistico, produrranno dei loro disegni e di altro. Abbiamo
vicino a me l'autrice, colei che ha organizzato questa terza edizione di Estemporanea, la sorella del compianto Enzo De Filippo, Maria Carmela, a cui passo subito la parola e illustrerà lei stessa questa manifestazione. Buongiorno a tutti, io ringrazio innanzitutto l'Eco di Basilicata, la professoressa Belardi che in questo momento è la presidente del Salotto Letterario, Associazione Lucana. Poi tutti i bambini, Donata Doni, mi scuso, tutti i bambini che sono venuti qui oggi a fare onore a questo artista lagonegrese che era mio fratello, di 40 anni ha dipinto per questo paese e per la sua Basilicata. Ci tengo a precisarlo perché lui credeva nell'arte e l'arte non ha mai fine, quindi lo diceva sempre ed è così. Sono orgogliosa di aver ricevuto questi bimbi che oggi hanno avuto il coraggio di dipingere per una persona che per 40 anni ha fatto tutto il realismo, il futurismo. Infatti abbiamo dei quadri che 30 anni fa lui ha dipinto sull'emigrazione. Dove... Quindi come dicevo prima il tema è l'emigrazione, l'immigrazione anche perché dobbiamo combattere il razzismo e accogliere le persone che arrivano qui, essere tolleranti con le persone che arrivano qui. Quindi quale occasione migliore? L'arte dipinta dai bambini che sapranno sicuramente essere solidari e fraterni con il diverso. L'immigrazione parte da tutti i paesi nostri dove la gente va via perché non c'è nulla, dove nemmeno l'arte si nota più. Quindi vi prego di guardare veramente dentro di voi e creare un arcobaleno di colori dove la vita può essere anche più gioiosa. Quindi è vero che il lavoro non c'è, ma non si cerca più niente. Maria Carmela rappresenta la famiglia, quindi la moglie, i figli del compianto Enzo e ha raccontato il tutto nelle tre edizioni, nelle precedenti edizioni che sono state due, in questo magnifico giornale che abbiamo chiamato Arcobaleno di Eudodo perché era uno suo pseudonimo. E qui avvolgenti emozioni, colori sfavillanti e creazioni artistiche perché l'autore creava anche artisticamente utilizzando altri strumenti artistici. Quali erano, Maria Carmela? Erano tanti pezzi di vetro, potevano essere delle latte, ha fatto una ricerca nel tempo, soprattutto lui credeva nel colore, il colore si può aggiungere in qualsiasi metallo, in qualsiasi cosa, quindi nel legno, nelle anfore, lui ha dipinto tanto anche sulla porcellana. Diciamo anche questo, che Enzo era figlio di una famiglia modesta e quindi non aveva le disponibilità economiche come quelle che ci sono oggi per comprare l'attrezzatura giusta, adeguata. Com'è cominciata questa attività per Enzo De Filippo? Deve ringraziare la sua professoressa delle scuole medie, la professoressa La Rocca, dove capì che lui era un bambino che le piaceva colorare e disegnare. Gli comprava i colori di nascosto. E in terza media vinse il primo premio della Basilicata che non so se c'è ancora, ma facevano prima le scuole medie. E da lì è incominciata la sua carriera. Piano piano dipingeva dappertutto, qualsiasi disegno, qualsiasi carta. E poi la prima tela è nata nel 1978. Ed ecco perché abbiamo questi bambini oggi, proprio per rinnovare questo suo grande desiderio, dare la possibilità a tutti di dipingere. E Maria Carmela ha voluto acquistare per i bambini che sono presenti tutta l'attrezzatura e così diamo inizio a un primo momento artistico letterario dove i bambini si potranno esprimere, speriamo che saranno tutti vincitori perché questa sera poi tributeremo dei premi a loro dedicati, ci sarà un primo, un secondo, un terzo premio e intorno al tardo pomeriggio li daremo. Intanto grazie Maria Carmela, poi ci sentiremo dopo e i bambini buon lavoro, auguri e in bocca al lupo. Intanto vicino a me è arrivato anche uno scrittore che viene dalla terza Bari e lui
Taranto, mi scuso, le cittadine non le conosciamo molto. Preferirei Matera, la verità. Matera, noi lo diciamo subito. Allora, diciamo che viene dalla Terza, che fa, è provincia di Taranto, ma è anche vicina alla Basilicata, quindi a Matera. Intanto benvenuto, si chiama Giuseppe Surico, ed è l'autore di un libro particolare, un libro di racconti che viene intitolato I racconti del bracciere. Perché questo libro oggi al Festival della Cultura? Perché il tema, il percorso, il progetto su cui abbiamo lavorato ieri, e quindi c'è stata l'inaugurazione, abbiamo parlato del lavoro delle donne in Basilicata. Quindi dopo aver raccontato quello che è il percorso della donna da contadina è diventata artigiana fino ad arrivare all'intellettuale. E allora proprio Giuseppe ci racconta in questo libro tascabile, molto bello e maneggevole, tante storie del suo passato, dove lo hanno visto in un certo senso protagonista diretto e indiretto attraverso i racconti del braciere, perché oltre al focolare c'era il braciere che riscaldava le stanze negli inverni lunghi, che insomma la Basilicata ricorda. E un'altra novità che è doveroso ricordare, la casa editrice che ha creduto in lui e ha pubblicato questo libro di Montescaglioso, sì. Magari lo facciamo dire a lui come si chiama la casa editrice. Lilith Book. Lilith Book. Sì. Perché questa casa editrice è così importante? Perché ha raccolto i racconti orali di Giuseppe, che vi racconterà chi è realmente, e ha inventato un nuovo tipo di pubblicazione tascabile, dove l'autore potrebbe anche non essere una persona istruita, colta, nel senso pratico del termine, conoscere proprio come si scrive molte volte, ma attraverso il racconto orale, quindi abbiamo fatto un salto circa di un secolo e mezzo, due, il racconto orale, il rapsodo, no? Che racconta e trasmette, per cui tutti possono scrivere, è un invito a fare scrivere tutti. Passo la parola a lui che ci racconta chi è. Praticamente io ho cominciato a scrivere a 65 anni, vi parla strano, però è la realtà. Vivendo in questo mondo dove si sta meccanizzando tutto e ricordando il mio passato di bambino, dove le famiglie erano patriarcali in tutto il meridione, sia alla Basilicata che alla Puglia, dove il nonno pretendeva che dovevi andare a fare la vista tutte le sere. Siccome non c'erano né radio né televisione, si sedeva intorno al braciere dove raccontavano il vissuto praticamente, le leggende, la vera storia dell'uomo, penso io praticamente. Raccontavano della povera gente, raccontavano dei ricchi, raccontavano di tutto. Raccontavano pure delle cose per farci prendere paura, a noi bambini. Il mitico Monica Cello, non so se qui esisteva, sì, sì. O i fantasmi che quando passavamo nelle strade buie noi da bambine ci mettevamo a correre, a fare. Ho cercato di trasmettere quelle sensazioni, quelle cose nei miei racconti, e ho raccontato di me in prima persona e dei sacrifici di mia madre quando faceva il pane, del sacrificio di quando si era poveri, di famiglie poverissime, dove facevano. Mussolini l'ha fatto fare molti figli, no? E quella è stata la mia riflessione. Ha fatto fare molti figli perché servivano molte braccia per la guerra. Poi questi qua, dopo la guerra, sono trovati una miriade di figli poverissimi che sono stati praticamente alla merce dei padroni. Si andava a lavorare a 16 anni, so storie di bambini che andavano a lavorare a 16 anni, i maschietti, le femminucce andavano a fare le servette. Poi c'è stata l'altra epoca che ho parlato pure nel libro, dove si andava alla bottega, perché io sono figlio di un analfabeta, mio padre a 6 anni è andato a lavorare, dove per farci migliorare nella vita ci mandavano alle botteghe. Nelle botteghe dove si prendevano un sacco di botte. Quella era l'educazione, dicevano loro, sballata. Comunque si è passato da un eccesso all'altro, secondo me. Giuseppe, che lavoro hai svolto nella vita? Praticamente
Io sono un figlio del 68, è inutile nasconderci, ho fatto il capellone, ho fatto 16 anni sono emigrato in Germania perché i miei genitori, i miei amici sono andati a Lettis a Matera e a me mi hanno mandato al professionale, siccome che io alla media me la cavavo. Per ribellione sono andato in Germania a 16 anni, poi ho fatto il lavoratore studente a Milano negli anni 70. Dove si pensava che dovevamo cambiare il mondo, ma non abbiamo cambiato niente. Non abbiamo, con la marcia dei 40.000 di Torino. Quindi che lavoro hai svolto, Giuseppe? Praticamente, prima sono andato alla bottega, falegname, l'ho girato un po' di tutto. Falegname, fabbro, le cose, l'ho provato un po' di tutto. Poi alla fine sono rimasto a fare falegname. In pensione hai cominciato falegname. A scrivere o già da prima avevi questo desiderio di scrivere? No, sarà 4 anni, cioè con l'avvento di Facebook ho cominciato a scrivere, a pubblicare qualche storia. Quindi non dobbiamo demonizzare Facebook? No, allora. No, assolutamente, bisogna prendere, bisogna demonizzare chi ne fa cattivo uso. Ma chi ne fa... il linguaggio stile, a me mi stanno, facendo, conosce... violento, volgare, mi stanno facendo conoscere un sacco di gente. Piacevoli. Piacevoli, sì. Che impressione hai avuto venendo qui al Lago Negro, in questa città della Monna Lisa? Praticamente a me mi incantano, per esempio, per me è una novità, le montagne nelle nuvole. È come sognare, cioè mi prende questa fantasia qua, vedere le montagne nelle nuvole. Vedo la mia testa nelle nuvole certe volte, quando io mi assento nello scrivere, io mi assento. Allora sarà l'occasione di un altro libro, di un altro racconto. sicuramente, certo. Allora non raccontiamo altro, perché tra poco ti sentiremo e così non diciamo sveliamo null'altro. Grazie Giuseppe e benvenuto al Lago Negro. Grazie a voi. E speriamo tu possa avere un bellissimo ricordo da raccontare nei tuoi libri. Sì, grazie a te. Dell'apertura della mostra dedicata al viaggio, quindi alla scoperta, alle tradizioni, al braciere, abbiamo qui delle bellissime composizioni di artisti per caso, sono persone che fanno tutt'altro nella vita, però hanno la passione per l'arte, quindi una realizzazione di presepi e di altri oggetti magnifica del signor Santo e di sua moglie Anna Maria Riccio, che è di Lago Negro, la possiamo definire una castellana perché viveva al castello e ora si è sposata e vive a Potenza, rappresenta suo marito che purtroppo ha avuto la febbre ieri sera. E Anna Maria, come è nata questa passione per i presepi e per tutti questi oggetti meravigliosi? Mio marito ha iniziato con le scatole delle scarpe perché non sapeva fare proprio niente, poi alla fine man mano si è documentato su internet tutte e ha incominciato a creare e adesso siamo arrivati a questo livello. Avete vinto moltissimi premi, sì, una a Maratea sì. Ero sì, testimone, sì, ero sì, presente, sì, sì. Quindi sono molto l'anno apprezzato. L'anno scorso a Castelmezzano abbiamo fatto anche il primo premio. A Potenza proprio tanti. State avendo tante soddisfazioni, sì, è vero, ma sì. Si vendono questi presepi? Sì, sì, noi li vendiamo, lo facciamo per passione, però poi alla è fine diventata è diventata una vera e propria sì. Attività. Ce li chiedono, ieri coinvolte anche i figli, sì. Mi sembrano molto attenti e appassionati, vi sì. Aiutano? Sì, la femmina, il maschio no, perché fa un lavoro che non glielo consente. Bene, bene. Se volete, quello... Tutte quelle cose piccoline, la minuteria, tutto fatto da noi, anche i cesti sono stati realizzati da noi. Di che materiali usate? I cesti sono fatti di corda e l'abbiamo preso su un sito spagnolo e l'abbiamo realizzato. Invece la frutta è fatta con la maizena, olio di Johnson e succo di limone con la vinilica. Quindi non ci vuole moltissimo. Allora il prossimo no. Anno faremo un laboratorio con e i bambini. Le tegole vi volevo far perché le tegole sono fatte... Sono vere? Sì, sono vere una per una fatte. Magnifico, veramente straordinario. Grazie. Grazie Anna grazie Maria, salutaci voi. Tuo marito e grazie speriamo che stasera possa raggiungerci. E ci avviciniamo a un'altra artista magari più moderna che diciamo ha allestito questo magnifico palchetto al naturale, Nicoletta, che oramai è una ragazza che vive a Lago Negro da molti anni e ha questa passione per l'arte moderna e soprattutto fiori, ha costruito lei questo magnifico puzzler di fiori. Nicoletta,
perché poi non abbiamo tempo e ci dimentichiamo di te. Siccome è una protagonista importante, oltre che essere bella, è una ragazza che vive a Lago Negro da molto tempo, è mamma di una bambina meravigliosa, e lavora, si è integrata bene nella nostra cittadina, e a lei dobbiamo questo che vediamo intorno. Grazie Nicoletta, che ci vuoi dire? Che cosa hai fatto in questo Festival della Cultura? Vorrei ringraziare prima la professoressa per la fiducia che ce la dà ogni volta che organizza un evento, per l'impegno che lo metti. E grazie a te. No, grazie a voi, professoressa. Farai ancora molto, no? Oggi speriamo, speriamo. È dura la giornata. Cosa fai? Come li crei questi? Raccontaci un poco. Come crei questi fiori? L'anno scorso ci sono stati palloncini, però dice quest'anno facciamo una cosa diversa. Come ti è venuto in mente di fare questa? Visto e considerato che in ogni attività che la professoressa cerca di evidenziare, cerca di mettere la donna in primis, quindi l'omaggio più bello per la donna penso che siano i fiori. Certo. Che esprimono la sincerità, esprimono la felicità di una donna, quindi abbiamo cercato di mostrare il fiore questo. Delicato, il fiore sì, vita, i fiori sono colori. In effetti ha detto una cosa che è importante: noi sottolineiamo sempre il valore della donna, perché affinché si rispetti e non accadano più violenze e femminicidi. Certo. E quindi questo ha trovato il consenso di tantissime donne di tutte le età, e lei è una ragazza giovanissima, per cui la ringrazio anche per questa sua sensibilità. Grazie Nicoletta. Grazie. Per me è una grande gioia ricevere, ospitare, accogliere il maestro La Cava, che viene dalla lontana Ferrantina, soprattutto lontana in senso chilometrico, per un bibliomotocarro alle mie spalle, che ha percorso le strade interne, quindi anche molto scomode. Quindi un grande grazie intanto per questo grosso sacrificio fisico, perché ci sono volute sicuramente 4 ore per arrivare qui, ed è stato il primo stamattina a prendere la sua postazione. Intanto grazie maestro, ed è stato un grande piacere riceverla a Lago Negro, anche a nome di tutta la comunità, che sicuramente l'apprezza, perché su Facebook ha ricevuto tantissimi like quando io ho postato la foto del bibliomotocarro. La domanda è questa: i libri, i racconti, soprattutto la fantasia, l'emozione di leggere un libro di racconti per bambini, perché sono la maggior parte di questi scritti tesori di questo mezzo che va in giro per l'Italia. Quindi maestro, come è nato questo desiderio, questa diciamo grande novità rivoluzionaria per la Basilicata? Di solito avevamo sentito parlare di scrittori, di narratori, di persone che raccontano fiabe, ma non chi si è partito con un mezzo anche piccolo, speciale, simpatico, in giro per la Basilicata e per l'Italia. Sì, intanto io dico che sono contento di essere qui, voi siete contenti di ospitarmi, io di essere qui a Lago Negro, che è stato un centro che mi ha sempre affascinato, un po' come tutta questa zona qui. Niente, io facevo il maestro e come maestro non potevo girarmi dall'altra parte vedendo un problema, e il problema era il progressivo affievolimento del rapporto tra i libri e il mondo della fanciullezza. Da qui l'esigenza di fare qualcosa, c'era bisogno del bibliomotocarro, cioè di un mezzo, di una iniziativa che da un lato richiamasse l'attenzione su un problema, quasi quasi lanciasse un grido d'allarme, e dall'altro però fosse capace anche di indicare una possibile soluzione. La soluzione era semplice: bisognava mettere le ruote ai libri, portarli dove ce n'era più bisogno, bisognava scomodarli i libri, scomodare i libri e scomodare questa idea che i libri fossero lì in attesa non di... Non è statico, cioè i libri non sono statici, ma sono... I libri hanno messo le ruote, mi suggerirono i miei alunni. Quando io dissi, fanciulli, i libri sono lontani, dobbiamo... Allora ho sentito uno che rideva in classe, nell'aula. Che dice il maestro? Michele, perché ridi? Oh no, ho detto, perché ridete? Perché Michele ha detto una sciocchezza. Michele, cosa hai detto? No, non ho detto nessuna sciocchezza. Michele disse, maestro, se i libri sono lontani vuol dire che mettiamo le ruote
mettiamo le ruote e li avviciniamo. E dove le avviciniamo? Dei fanciullini, perché io prima dicevo a una signora che se noi sapessimo guardare, leggere ed interpretare gli sguardi e gli occhi dei nostri fanciulli, avremmo meno problemi. Quindi Bibbia Motocarro nasce dall'idea di portare i libri dove ce n'è più bisogno, fino ai margini, raggiungere anche un bambino, pochi bambini, che risponde a un'esigenza culturale, sociale, ma direi soprattutto etica. È da fare, cioè del Bibbia Motocarro, cara professore, ce n'era bisogno, e quindi abbiamo avuto un maestro che ha saputo cogliere questo bisogno. Non si finisce mai di imparare, tant'è che la mia grande sorpresa, felice sorpresa, era questa scoperta, per cui è vero, le macchine invadono il mondo, la tecnologia, però poi è sempre l'uomo che li gestisce e che è creativo, quindi questo merito grande veramente, penso in tutta Italia, e noi siamo felici qui perché ha visto quanti bambini sono arrivati e quanti ragazzini ad ascoltarla ed ammirarla. Volevo anche dire che abbiamo fatto un passaggio di consegna al maestro, abbiamo regalato tanti libri e tante raccolte di poesie da portare in giro per l'Italia di autori di Lago Negro e del Lago Negrese, quindi c'è stato proprio un passaggio di consegna, lui ci ha regalato del suo tempo e noi abbiamo voluto. Poi tra l'altro il maestro qualche giorno fa mi ha fatto una telefonata preoccupato, perché io ho scritto verranno i bambini a cui saranno regalati tanti libri. Allora lui si è spaventato, dice, perché se devo regalare tutti questi libri il Bibbia Motocarro rimane vuoto. Io ho spiegato al maestro che era un regalo metaforico, perché nel momento in cui lui ci lascia in consegna queste storie diventano nostre, ce ne impossessiamo e non abbiamo bisogno del cartaceo. È un po' quando scriviamo un libro, dopodiché non diventa più nostro, perché nel momento in cui gli altri lo leggono appartiene a tutti. Grazie maestro, grazie per questa bellissima visita. Grazie cara. L'angolino di Valeria e Vincenza, che arrivano da Torraca e hanno voluto presenziare questa giornata del Festival della Cultura. Con loro c'è un sodalizio da qualche tempo e lavoriamo insieme come associazioni e soprattutto promuoviamo non solo eventi culturali ma anche il territorio, in questo caso Torraca, che è una piccola comunità ma che vanta moltissimo sia in campo paesaggistico ma anche culinario e storico e culturale. Ma passo immediatamente la parola alle due preziosissime collaboratrici che diranno loro qualcosa. Allora, innanzitutto io volevo dire Torraca. Dove si trova Torraca? Torraca è un borgo medievale che si trova a 450 metri sul livello del mare, a 10 km da Sapri e dalla sua baia. E noi siamo un'associazione culturale torrachese STAFF, dove STAFF non solo sta per gruppo, per squadra, ma noi l'abbiamo coniato in storia, territorio, arte, forza e futuro. E siamo essenzialmente 5 ragazzi, tutti originari di Torraca, dai 18 ai 35 anni, che abbiamo deciso di non abbandonare il nostro paese, ma di impegnarci a promuoverlo attraverso l'ideazione, la creazione, l'organizzazione e la promozione di eventi di vario genere. Infatti il nostro scopo è anche collaborare con associazioni affini al nostro obiettivo. Infatti il nostro motto è: non bisogna andare lontano per trovare posti meravigliosi, ma semplicemente basta guardare con occhi diversi ciò che ci circonda. Marcel Proust. E passiamo a Valeria. Valeria, cosa vuoi aggiungere, perché è stata efficientissima? Beh sì, certo, allora vorrei approfittare del piccolo spazio per presentare le iniziative presenti a Torraca. Infatti
dove vi invitiamo magari a venirci a trovare al castello baronale di Torraca, dove è possibile, oltre a visionare quindi la struttura medievale del castello, quindi con alcuni elementi architettonici storici, tra cui la presenza delle torri merlate, i tiranti del ponte levatoio, le torri di avvistamento, ma è possibile visionare anche la mostra sui strumenti di tortura medievali e sui templari. È anche una mostra espositiva, appunto pittorica, curata dagli artisti di Torraca. Inoltre abbiamo un calendario ricco di eventi, tra cui soprattutto vi segnaliamo un progetto di cui siamo stati noi gli ideatori, vale a dire la Books Day itinerante, dove anche l'amica, la professoressa Berardi, sarà partecipe, infatti presenterà un suo libro durante una delle tappe della nostra, sì, a muso duro, della nostra iniziativa. Pertanto vi rinnovo gli orari di apertura, qualora vi trovate in zona, ci fa piacere se magari passate per il castello. Siamo aperti il mese di agosto dalle 18 alle 23, il sabato e la domenica, mentre il mese di agosto siamo aperti tutti i giorni, quindi pertanto se siete in zona per Torraca ci fa piacere se ci venite a salutare. Grazie, sono state bravissime. Approfitto anche io per dire, poiché la mostra sulle donne, sui mestieri del Novecento è piaciuta molto e molte persone non hanno avuto la possibilità di visitarla, ci è stata data la possibilità di tenere il museo aperto per tutta l'estate e quindi chi volesse visitarla può venire tranquillamente. Intanto vicino a me voglio approfittare anche per un saluto, abbiamo indicato come direttore artistico l'architetto Pietro Semeraro, che è sempre disponibile e soprattutto crede nell'arte e nei giovani e vuole chiaramente, ha dato degli spunti, degli insegnamenti ai più piccoli per l'approccio all'arte stessa. Architetto, che cosa ci dice di questa manifestazione? Che cosa ha indicato ai giovanissimi? In che modo possono approfittare di questa giornata? Possono approfittare sia per un fatto ludico e d'incontro tra loro, e sia che con i colori primari, adesso gli ho spiegato come fare poi i colori complementari, il verde, l'arancio e il viola. Ha ricevuto attenzione, interesse, motivazione? Sì, sì, ci sono bambini che vogliono apprendere, vogliono imparare. Bene, allora questo lo lanciamo qui, questa sfida, da Maria Carmela all'architetto Semeraro, e anch'io collaborerò, vorrà dire che faremo dei laboratori futuri proprio riferiti all'arte in onore del compianto Enzo De Filippo, che oggi abbiamo il piacere di ricordare attraverso la terza edizione dell'estemporanea a lui dedicata. Qui ci sono tutti quanti. Architetto, perché non ci spiega cosa abbiamo acquistato, perché vogliamo anche fare del risparmio per non rubare, per non consumare molta roba? Di che cosa? Una latta di colore bianco acrilico, i coloranti base rosso, giallo, poi c'è un nero che serve e il giallo. Quindi poi li ho miscelati, li ho preparati, li ho fatti i colori base e abbiamo dato i 5 colori primari a 10 bambini, quindi abbiamo fatto 50 barattolini di colore. Bene. Lo ricordiamo, questa sera ci sarà la premiazione dei lavori più belli, che saranno giudicati e valutati da personale esperto. Naturalmente tra questa giuria ci sono anche degli insegnanti, perché gli insegnanti sono bambini e quindi non potevamo non indicare nella giuria appunto degli insegnanti. E ora vediamo l'entrata del Palazzo Corrado, e così colorata ci dà l'idea della gioia della festa, che pare sia condivisa un pochino da tutti i presenti. Un grazie all'Eco di Basilicata e ci aggiorniamo a più tardi. Perché così con il fresco avremo ora un break, una pausa pranzo, e daremo ai bambini delle torte che abbiamo voluto preparare noi stessi e le mamme che si sono adoperate
proprio per farli stare bene, diciamo una vera e propria giornata di arte, di laboratori e di scuola sul campo, invece di essere dietro alla cattedra. La noiosa lezione frontale l'abbiamo completamente abolita oggi. E una sorpresa nelle sorprese, la dottoressa professoressa Anna Maria Colangelo, figlia di Antonietta Massiello, l'ostetrica di Lago Negro, la levatrice, che ha fatto partorire più di 3.500 bambini a Lago Negro, nelle montagne del Lago Negrese. E a lei chiediamo qual è l'emozione guardando questa foto. Tra l'altro bisogna ricordare che ha ricevuto la cicogna d'oro dal Presidente della Repubblica. Ora non c'è più, però c'è la figlia che non solo è professoressa ma anche scrittrice, è una donna combattiva e sempre dalla parte delle donne. Grazie Agnese, sei troppo gentile. Sono lieta di vedere l'immagine di mia madre giovane quando ancora era a Napoli, qui in questa foto, e subito dopo, rimasta vedova purtroppo, si è trasferita qui a Lago Negro, e Lago Negro è diventata la sua seconda città, diciamo, adottiva, e in cui ha vissuto fino alla fine. È veramente un paese che abbiamo amato moltissimo e che ci ha dato tanto, e spero che quelli che ricordano mia madre, come spesso ne incontro tante persone, abbiano una bella memoria di lei. Certo, allora ne approfittiamo per chiedere, come scrittrice ha pubblicato tantissimi libri, però lei è schiva, è riservata, sta in casa, esce poco, ha fatto tanto bene perché insomma ospita in casa anche delle persone straniere, insomma si è dedicata al sociale, è stata una donna impegnata in politica. Raccontaci un poco chi sei per l'Eco di Basilicata, visto che abbiamo avuto l'occasione di vederti perché non sei mai in giro. Grazie, no, non sono nessuno. Io ormai ho fatto la mia parte, ho fatto la mia vita, ho dato l'impegno che ritengo ogni donna con un minimo di capacità e di volontà debba dare per la propria città e anche per le altre donne. E ho fatto quello che ho potuto, insomma. Adesso non mi piace esibirmi, non mi piace fare presentazioni di libri. Se un amico legge un mio libro e lo apprezza, non voglio dire che non mi fa piacere, mi fa sicuramente piacere. Se no, mi godo il piacere della scrittura, che fa compagnia in questi anni. Quali sono i titoli dei libri? Li possiamo trovare nella edicola Lago Negro per chi li volesse acquistare e riconoscere anche tante figure femminili che sono raccontate. Sì, i miei libri sono dedicati tutti alle donne, nel senso che ho scelto come titoli i nomi delle protagoniste di questi libri, a cominciare da quello di mia nonna, che è il libro che a me è più caro di tutti e che si chiama Marianna, una vedova bianca. Come te? Vedova bianca perché? È perché all'epoca dell'emigrazione molte donne come mia nonna restarono sole dopo che i mariti erano emigrati e non sono più tornati. Anagraficamente non erano vedove perché i mariti erano vivi e magari avevano composto un'altra famiglia nei paesi di destinazione, nel nostro caso in Uruguay. E devo dire che dopo la pubblicazione di questo libro ho avuto una sorpresa meravigliosa. Ho compiuto il sogno di mia nonna, che era quello di ritrovare la famiglia che mio nonno aveva composto in Uruguay. E adesso ho una bellissima, grandissima famiglia in Uruguay con cui mantengo i rapporti. Che bello. E la vita politica? La vita politica è stata piena di gioie e dolori, perché la politica è una cosa dura, soprattutto per chi ritiene di volerla fare per passione e perché crede nelle cose. Allora si litiga, si combatte, ci si amareggia, ci si avvelena, e io ho fatto tutte queste cose. All'attivo posso dire che sono stata la prima donna consigliere comunale a Lago Negro e la prima donna assessore. Poi ho fatto quello che ho potuto, mi sono occupata sempre e principalmente delle politiche sociali delle donne e dei giovani. Bene.
Anna Maria, è un grande piacere ospitarti in questo palazzo storico che è il Palazzo Corrado e soprattutto ad essere io a farti l'intervista, perché ti ho sempre ammirato, sono un pochino più giovane ma ci siamo volute bene come vicine di casa quando abitavi a Lago Negro e quando avevamo i figli, io più piccoli, tu diciamo ragazzini preadolescenti. Ma quello che ho ammirato sempre era il tuo mettersi in gioco e soprattutto aver fondato una squadra di donne che le potevamo definire femministe, nel termine diciamo corretto e non negativo che ha assunto poi negli anni post 68. Bene, queste donne che oggi sono mamme, sono nonne, sono anche insegnanti in pensione, sono anche mie amiche e frequentano il mio salotto culturale dedicato a Donata Doni. Quindi a lei è stata una precursrice dei tempi, non mi veniva la parola, precursrice dei tempi. E quindi Anna Maria, queste ragazze ti salutano affettuosamente e sentono la tua mancanza. Spesso dicono chiamiamola e facciamola ritornare a Lago Negro. Questo non è facile, perché io devo dire che a Tortora sto bene. Lago Negro sono stata benissimo, però a Tortora con l'età, visto il clima, mi sono adattata bene, anche perché ho avuto la possibilità di avere una casa col giardino, con quelle piccole comodità che a una certa età fanno piacere. Vorrà dire che organizzeremo un salotto culturale nella tua bellissima casa a Tortora. Organizzeremo anche l'Eco di Basilicata. Grazie, ti lascio un bacio e ammira la mostra. Grazie.